comunica così. Vai Giovanni. Vai. Che ho detto prima Sky, dici? No. Ah, ah, che dicevo? Sì, sì. Forse in un anno che sembrava disgraziato, io ti dico la verità, sono contento per il fatto che è vero, potevamo fare più punti, per un attimo abbiamo anche sognato di poter andare ai playoff, poi a volte quando stacchi la spina rischiavamo di chiudere e di rischiare qualcosa nel finale, però insomma abbiamo fatto 28 punti nel girone di ritorno, cambiando tante cose, cambiando la squadra, cambiando parecchie cose all'interno. Non ti dico che ci sono state grandi difficoltà, perché dopo la sconfitta con l'Entella forse nella squadra è scattato qualcosa, quello è stato un po' secondo me il giro di boa della nostra salvezza, lo schiaffo contro l'Entella ci ha fatto ripartire con 5 vittorie, quindi lì c'è stata la salvezza del Catania, però è vero, a Catania a volte si pretende anche tanto, però io direi di no, abbiamo forse perso un po' di umiltà, non la squadra, in generale l'ambiente, un po' di umiltà dico, perché questa squadra è stata sostenuta e ha dato tanto, perché le difficoltà c'erano, però insomma abbiamo tirato finché siamo riusciti, poi dopo le due partite precedenti ci hanno un po' spento i sogni di gloria, però insomma io sono orgoglioso di aver allenato questa squadra in questi 6 mesi e quando fai 30 punti, se fai 30 al girone d'andata e 30 al girone di ritorno, la media vai ai playoff. Secondo me questa squadra ha fatto un campionato da playoff. Poi credo che il lavoro sia stato fatto da parte di tutti, tante cose sono state cambiate. Io non dimentico quando sono arrivato che c'era un gruppo depresso, eravamo penultimi in classifica e da lì siamo partiti con mille difficoltà, con umiltà che io dico questa squadra piano piano ha trovato giorno dopo giorno grazie ai giocatori, e alla fine diciamo oggi siamo contenti, anche se ovvio potevamo sperare qualcosa di più, però insomma la rincorsa c'è stata, la salvezza c'è stata. Non so se mi hai sentito perché c'è una musica qua dietro. Questi fuochi stanno festeggiando. Beati loro. Vediamo, perché sembra abbastanza grottesca, pensavo al campionato che erano chiamati a fare il campo e del Catania. Al di là di questo e al di là della conferma del Catania, cosa deve portarsi dietro questa squadra in vista di una tentativa di arrivare alla promozione? Guarda, io credo che la squadra vista nella seconda parte del campionato sia una buona base per il prossimo campionato, perché ha dei giocatori di valore, degli attaccanti importanti, una difesa abbastanza solida, ci sono stati tanti punti dove la squadra può ripartire per il prossimo anno. Io credo che se questa è stata la partenza, cioè i 28 punti nel girone di ritorno, io credo che può solo che migliorare. Poi è ovvio, nel mercato si può anche rinforzare, quindi alla fine la base secondo me c'è. Credo che il Catania quest'anno abbia fatto tesoro nel campionato di Serie B che mancava da tanti anni, quindi l'esperienza ti porta a non ripetere magari non degli errori, però dei passaggi che fai durante l'anno, perché la Serie B molto è corsa, la Serie B molto è aggressività, e poi viene anche il gioco palla a terra. La Serie A invece è completamente diversa, c'è più qualità, ci sono più tatticismi, invece la Serie B è un campionato, passami il termine, maledetto, no? Perché non ti perdona mai, trovi squadre comunque agguerrite che magari giocano meno a calcio ma sono disposte meglio in campo e ti fanno la partita addosso. Poi in fatalità quando giocano col Catania fanno la partita della vita, quindi fa parte di tutte quelle difficoltà che ci sono state durante il campionato. Un peccato non aver fatto vincere la classifica marcatori a Mario Calaiò, a questo punto poteva essere tra le pieghe di questo finale. Peccato, perché avere due attaccanti così potevano tutti e due fare primo e secondo, però insomma hanno fatto
un grande campionato tutti e due, e io credo che la cosa positiva sia stata farli coesistere insieme, perché sai, quando c'è anche questo dualismo sulla classifica cannonieri, a volte c'è anche dell'egoismo, no? Invece non c'è mai stato, loro sono amici, giocano uno per l'altro, stasera hanno cercato il gol tutti e due fino alla fine, Calaiò ha avuto quella palla che si è allungata e schizzata, non è riuscito a dare il controllo, Maniero quel colpo di testa che poteva andare diversamente, però insomma è l'amicizia tra di loro che li fa, è come se avessero vinto la classifica, perché veramente sono due ragazzi che si sono trovati, no? Non è facile, a volte caratterialmente trovi due attaccanti diversi, invece loro hanno avuto questo feeling importante. E allo stesso tempo è un interrogativo su come abbia fatto la squadra a termine del mercato di giocatori di 20 con un potenziale così alto a non arrivare nemmeno tra il primo 8, sembrava impossibile, invece qualcosa gli è andato, nonostante anche un Castro, penso a un giocatore come lui che ha, si è speso molto in sacrificio e ha investito molto anche su questo giocatore. Castro, da quando sono arrivato io, ha fatto 6 gol nel girone di ritorno, quindi alla fine era un valore aggiunto insieme a loro, devo dire anche Rosina che anche stasera ha corso tantissimo e cerca sempre di dare qualità, ovviamente Rosina magari non era il brillante della prima parte di campionato, però è un giocatore che ha dato anima e cuore a questa squadra, insieme a questi attaccanti, però insomma io sono soddisfatto di quello che hanno fatto. Al di là del contratto, hai già parlato con la società? No. Che... No, no. No, no, io ho un altro anno di contratto, però di futuro non si è mai parlato, perché era talmente importante raggiungere la salvezza che non si è mai parlato, quindi... Adesso godiamoci questo. Facciamo le due cose. Guarda, io questa è una domanda che devi fare alla società, perché io sono orgoglioso di aver allenato questa squadra e rimarrei più che volentieri, però il mio anno di contratto ti fa capire che ho sempre creduto in questa squadra e sempre creduto in quello che poteva fare. Poi la palla passa alla società, perché magari può fare dei programmi diversi, cambiare tutto, cambiare i giocatori, cambiare l'allenatore. Quello dipende da quello che hanno. Io penso che adesso ci godiamo questa paura che è finita, perché per tutto l'anno il Catania è rimasto dentro nelle squadre che retrocedevano. Nelle ultime 10 partite è sempre rimasto fuori, quindi quello è stato l'obiettivo, la rincorsa. È quello che va al merito a questi giocatori, perché credimi che non è facile rincorrere, tanta gente dà molto per scontato, ma non è così, le paure, le tensioni, solo io so quando dovevamo andare in ritiro con Lentella e io l'ho tolto per alleggerire la testa, al contrario dopo Brescia siamo andati perché dovevamo concentrarci, siamo venuti qua, la squadra oggi era concentrata, lo sapeva che si giocava anche il futuro, ma il futuro anche di ogni singolo giocatore, futuro del Catania prima e di ogni singolo giocatore, quindi credo che questi ragazzi siano da apprezzare per quello che hanno fatto. Mister, esiste un rammarico in questa stagione? C'è? Guarda, il rammarico, penso a quel rigore al 30 secondi dalla fine contro il Livorno, perché quello ci avrebbe tenuto la fiammella accesa per poter sperare qualcosa di diverso dei playoff, però sarebbe stato tutto magico, no? Riuscire ad arrivare, però io credo che il Catania adesso abbia una base per puntare l'anno prossimo a quello che è la vittoria di un campionato, quindi quando parlavo prima dell'esperienza che hai fatto in questo anno, dove adesso sai che devi partire bene, adesso sai che devi gestire certe situazioni, adesso sai che ti servono certi tipi di giocatori, quindi è quello che secondo me il Catania farà tesoro nella gestione nell'inizio della prossima stagione. Beh, io parliamo per esempio del centrocampo dove manca forse il regista, l'organizzatore del gioco, è stato forse anche non difficile, ma diverso utilizzare questo modo della base. Guarda, io innanzitutto per i tre davanti ho deciso quasi sempre di giocare 4-3-1-2, spesso allargavo anche Rosina, diventava anche 4-3-3. C'è stato un momento delicato che siamo passati a 3, che poi diventavamo a 5, che era il momento delle 5 partite e 4 trasferte. Credo io di aver letto il momento e che la squadra in quel momento doveva passare quelle partite indenne, e l'abbiamo fatto perché a Bari vincevamo, Vicenza, comunque anche a Modena. Abbiamo passato quel momento lì trovando anche un po' di forza tra di noi. Io credo che il Catania del girone di ritorno sia stato un Catania che giocava a palla a terra, che aveva dei movimenti, andavamo in gol sia con Castro, con Maniero,
con Calaiò, meno con Rosina, siamo andati in gol anche con i centrocampisti. Sciaudone ha fatto nelle ultime partite 3 gol se non sbaglio, lo stesso Schiavi. Sulle palle native abbiamo avuto una buona media perché abbiamo fatto parecchi gol. Credo che questa squadra è migliorata l'intesa, si sono conosciuti i giocatori, l'identità tattica e tecnica l'ha avuta. Quindi io, al di là di tutto, per quello che può prendere uno, meriti o non meriti, io credo che è stata la volontà dei giocatori di seguire l'allenatore su quello che faceva. Guarda, allora per quanto riguarda Cittadella e Brescia, secondo me davamo troppe cose per scontato. Sai quando dici sì, sono partite difficili, però, invece questo campionato ha insegnato di non mai sottovalutare nessuno, anche perché, come ho detto prima, contro Catania facevano tutti la partita della vita. Per quanto riguarda invece, cosa che mi hai detto del momento Bologna. Bologna, guarda, io ti dico, siamo arrivati da 4 partite in 12 giorni a Bologna. Forse fossimo arrivati con una condizione fisica o perlomeno un po' più di brillantezza, avremmo fatto un risultato diverso. Io in quel periodo lì ho voluto giocare con tutti gli attaccanti perché o dentro o fuori. Cioè il pari non serviva a niente, la sconfitta non serviva a niente, la vittoria ti avrebbe lanciato verso l'ipotesi playoff. Io ho voluto rischiare tutto, sbagliando, facendo bene, non te lo so dire col senno di poi. La volontà era quella di provare a vincere.